Eccoci qui, ben ritrovati, buona festività innanzitutto di ogni santi a tutti. Allora, sarà perché a Picerno, insomma, si andava a giocare per la prima volta e andare in un piccolo centro lucano di 6.000 anime sembrava, come dire, dover necessariamente spalancare le porte del successo. Sarà anche perché, insomma, si è perso un po' contatto dalle prime posizioni. Il Foggia oggi è settimo alla luce degli ultimi risultati maturati dal campo, sul campo. Ma sta di fatto che quest'ultimo pari in campionato dei rossoneri di Zdenek Zeman, terzo 1-1 di fila, terzo pari in rimonta, ha fatto storcere il muso un po' a tutti. Allora, chiariamo che questo è un campionato di Serie C e proprio gli ultimi risultati lo hanno dimostrato, dove ogni domenica bisogna sudare la maglia fino all'ultimo minuto e non c'è mai una partita dall'esito scontato. Sarà bene ricordare che una squadra come il Foggia, che è stata costruita praticamente ex novo e che non ha ancora ultimato il suo processo di maturazione proprio sul piano tattico, oltretutto era anche incerottata perché c'erano diversi elementi fuori e in infermeria, e beh, allora ci può anche stare, insomma, che su un campo di una neopromossa che oltretutto viveva una giornata molto particolare, i rossoneri potessero incappare in una prestazione magari non di primissimo livello, ma essere riusciti comunque a rimetterla in piedi questa partita nella ripresa dà, come dire, la dimostrazione di come questi ragazzi allenati dal tecnico Boemo cerchino sempre e comunque di mettere il cuore oltre l'ostacolo. Certo, poi magari ci si aspetta sempre qualcosa di più da queste parti, perché inevitabilmente il ritorno di Zeman impone, insomma, forse anche per diritto divino, che questa sia una squadra destinata a gravitare sempre nei quartieri alti della classifica, e allora può essere, insomma, che ci sia qualche mugugno di troppo qua e là, che comunque ci sentiamo di non condividere. Anche la Curva Nord in una nota è stata piuttosto dura nei riguardi della squadra, alla quale chiede che, indipendentemente dall'avversario che si incontra, si dia sempre il massimo e non si giochi con sufficienza. Va bene tutto, ma questa squadra lasciamola comunque lavorare serenamente con il suo allenatore, perché questa è una squadra che alla fine comunque la soddisfazione finale di regalare i playoff crediamo che la darà a questa piazza, ed era quello, io credo, poi alla fine l'obiettivo di partenza, che non dobbiamo mai perdere di vista: migliorare possibilmente la posizione della scorsa stagione e, perché no, cercare di arrivare fra le prime sei. Il Foggia, grosso modo, dopo 12 turni, questo impegno di massima lo sta rispettando. Ciao, vi aspetto domani.